Questa è la prima uscita ufficiale. Uscita pubblica. La mamma della signora che fa la fotografia anche di me. Seguiranno altri incontri, più che altro a livello... L'idea nostra era quella di fare degli incontri mirati con delle persone che venissero coinvolte su delle questioni concrete, su dei problemi reali, perché quello che abbiamo raccolto oggi pomeriggio è l'impressione che la città chieda un cambiamento, ma chieda soprattutto che vengano affrontati i problemi quotidiani della gente, quindi i problemi quotidiani della città. È andata molto bene, abbiamo incontrato moltissime persone, alcune già conoscevano il progetto, per alcune è una novità, molte persone ho visto guardano con favore a questa esperienza civica, perché Progetto Magenta vuole essere una lista civica vera, formata da persone che mettono il loro tempo, le loro esperienze al servizio della città che amano. Ecco, in concreto quali problematiche vorrebbero che venissero risolte al più presto? Abbiamo innanzitutto il tema ricorrente, credo che sarà probabilmente uno dei temi importanti della prossima campagna elettorale, è il tema dei migranti. Sul tema dei migranti noi abbiamo già detto qual è la nostra posizione. Non è una posizione razzista, noi non siamo per cacciare le persone e non è neanche una posizione semplicistica, noi non ci incateniamo ai cancelli della prefettura, a parte che la prefettura non ha cancelli a Milano, noi siamo per un progetto reale, studiato ad hoc per queste persone, perché queste persone hanno la possibilità di integrarsi all'interno della comunità. Ma questa possibilità la dobbiamo costruire e la dobbiamo costruire insieme con un progetto, con le istituzioni che sono preposte a questo. Non credo che sia giusto accettare passivamente la decisione che il prefetto di Milano ha assunto rispetto alla questione dei migranti. Un altro problema grosso che affronteremo sicuramente è quello della viabilità e qualcuno ha ovviamente ripreso il grosso tema dei parcheggi. Aver messo il parcheggio di Via De Gasperi a pagamento non è stata una scelta a favore dei cittadini di Magenta. Forse è una scelta che serve al comune, forse è una scelta che serve ad ASM, sicuramente questa scelta non solo non è piaciuta, ma non serve ai residenti di questa città. Avete già un programma dei prossimi incontri con i cittadini? Abbiamo deciso di incontrare i cittadini in maniera assolutamente informale, quindi tutti i nostri incontri saranno di questo tipo, in mezzo alla gente, o con iniziative mirate di incontri con categorie e gruppi che ci hanno sollecitato e che ci stanno sollecitando un incontro. Sicuramente la nostra disponibilità c'è già su grossi temi, come dicevo prima, ad esempio quello della viabilità e della mobilità all'interno della città.